che tanto bene aveva fatto nel corso del primo giro di questo primo appuntamento. Sicuramente bravo quanto i suoi diretti avversari, il torinese Daniele Maurino in sella alla Gas Gas non ha ancora raggiunto quest'anno la sua forma migliore. Uscito indenne dalle prime due zone di gara, Maurino posa due piedi sia alla terza che alla quarta zona, dove quasi nessuno aveva poi sbagliato, compromettendo così la sua prestazione. Provvisoriamente secondo al termine della prima parte di gara, Maurino stenta poi a trovare la giusta concentrazione, infatti semina qualche piede a terra di troppo anche al secondo giro, minando definitivamente il suo punteggio. Purtroppo quando una gara risulta facile diventa difficilissimo gestirla, infatti anche il più banale errore diventa poi impossibile da recuperare perché tutti quanti riescono a superare le zone con facilità e diminuisce il numero dei gravi errori. E a nulla è valso per il bravissimo Daniele Maurino percorrere il terzo giro con i piedi saldati sulle pedane al pari dei suoi due avversari. Al termine della gara con 16 penalità, le stesse che ha ottenuto Grattarola, ma con 4 passaggi netti in meno, Daniele Maurino chiude in terza posizione scivolando al medesimo posto anche in graduatoria provvisoria di campionato. Ma niente, la gara è partita abbastanza bene, ho commesso purtroppo dei brutti errori nel secondo giro per poi fare 0 penalità nell'ultimo e quindi niente, non è andata come speravo perché speravamo di vincere e probabilmente la gara era un po' troppo facile perché comunque 3 piloti hanno girato a 0 l'ultimo giro, quindi a mio parere era di livello un pochettino basso. E comunque è andata così, speriamo che vada meglio la prossima e che riusciamo a vincere almeno una gara. Primo dei tre poliziotti, vedremo salire sul palco. Continua a difendersi con onore il poliziotto bergamasco Diego Bosis su Montesa a 304 tempi, che pur essendo oramai fuori dalla lotta per il successo non manca di surclassare avversari che hanno spesso metà o poco più dei suoi anni. Purtroppo per Bosis, pur essendo facile, la gara presentava diversi muri da scalare, muri che notoriamente lo intimoriscono e questo ha influito sul suo punteggio finale. Infatti, escludendo le zone 9 e 10 caratterizzate proprio da pareti alte e ripide, Bosis avrebbe lottato sicuramente per il successo. Già in quarta posizione al termine del primo passaggio, Bosis ha cercato di contenere i danni recuperando punteggio nelle tornate successive, riuscendo quindi a mettersi alle spalle diversi avversari. Al termine della gara, con 36 penalità complessive, Bosis conferma la sua quarta posizione tranquilla, senza avversari in grado di intimorirlo. Lascia il palco, ma è già arrivato Francesco Iotta. Pilota. Quinto posto per Francesco Iolitta su scorta 304 tempi, ancora una volta penalizzato da un avvio di gara difficile. Ed è stato un vero peccato perché era partito col piede giusto strappando grandi applausi. Poi due gravi errori alle zone 3 e 4, certamente per lui fattibili, e questo l'ha compromesso la sua gara. Altri due errori sul finale del primo giro completano il danno per Iolitta, che si ritrova in quinta posizione al termine del primo giro. A nulla poi sono valsi gli splendidi recuperi del secondo e del terzo giro, che ha chiuso addirittura con sole 4 penalità. E al termine della gara, con 42 penalità complessive, Francesco Iolitta deve accontentarsi così del quinto posto. Decisamente fuori concentrazione è apparso il bresciano Michele Orizio sulla piccola Sispa 250 a due tempi. Infatti, dopo aver superato bene la prima facilissima zona, ha osservato lungo la seconda sezione, optando poi, tra
lo sconcerto dei suoi assistenti per timbrare a 5 e passare 1. Le cose poi sembravano migliorare per Orizio, ma la sfortuna ci ha messo lo zampino facendogli strappare una fettuccia alla zona numero 6 che stava superando brillantemente. E al termine del primo giro Orizio così precipita in sesta posizione, rinunciando poi nei giri successivi a qualsiasi tentativo di rimonta. Sicuramente non si trova a suo agio con la nuova moto, su cui dovrà sicuramente lavorare con impegno. E sono 66 le penalità totalizzate a fine gara da Michele Orizio. Settimo ed ultimo posto con un pesante punteggio di 98 penalità per Gianluca Turnur, decisamente fuori posto in una categoria per lui così difficile, anche al cospetto di zone tutto sommato non impegnative. Daniele Maurino si è dovuto accontentare della terza piazza. Ecco, il complimento.